Un saluto a tutti da parte del vostro India Violato. Finisce 1-1 la partita fra Fiorentina e Maccabi Haifa. Quindi la Fiorentina vola ai quarti di Conference League. Risultato, insomma, non è che ci lascia proprio entusiasti, entusiasti anche perché la smerdatina nelle mutande, voi ce la dovete sempre far venire, eh. Se si guarda queste cose, io dico, voi farete 500 passaggi a Terracciano durante tutto l'arco della partita, ma quando serve ad addormentare il gioco, non si fa mai. Porca miseria, ragazzi, voi ci dovete sempre, sempre, sempre far soffrire. Però l'importante è averla portata a casa, essere riusciti a passare il turno, perché comunque fa sempre piacere anche passare un turno. Sebbene con un pareggio in casa, nonostante tutto, mi fa piacerissimo perché comunque Barak continua a segnare in Conference League. Io presumo che abbia avuto molto poco spazio, forse per questo infortunio che ha avuto. Insomma, spero che uno come Barak possa avere un pochino più di spazio. Sono ultra contento, veramente gioioso di aver rivisto Dodò in campo. Mi ha fatto veramente piacere, ma più che altro sono anche molto molto contento di aver rivisto Parisi, che io veramente forse non lo so io dove era finito, che cosa ci aveva avuto, insomma. Abemus, un altro terzino sinistro oltre al nostro Biraghi. Io voglio sperare che questo sia un punto d'inizio, che lo si possa vedere un pochino di più, perché se non gli dai minuti a questi ragazzi non si potrà mai vedere niente. Quindi, detto questo, io cosa volete sottolineare? Loro erano veramente pochino, noi abbiamo fatto una partita veramente, insomma, senza spingere più di tanto. Sì, ci si è messo un pochino d'ardore, ma insomma, alla fine si è fatto il minimo sindacale per passare in turno. Però l'importante è averlo passato. Quindi io non posso fare altro che lasciare la parola ai miei amici e cominciamo con il Chimico Viola. Un saluto all'indiavolato dei Chimo Viola. Io sorvolerei sul risultato di questa partita. L'importante era passare il turno, lo abbiamo fatto, era nelle nostre corde ovviamente. Domani, se non sbaglio, sapremo chi affronteremo e quindi andiamo avanti anche con questa mini serie utile consecutiva di partite. E speriamo continui anche domenica contro l'Atalanta. Speriamo. Un saluto a tutti. Proseguiamo tosti tosti con il pizzacchiere Alfredo. Saluto a tutti gli amici dell'Indiavolato da parte di Pizzacchiere. Ma che dire stasera? Fiorentina accademica sotto tutti i punti di vista. Poi lo sfortunato episodio della palla sotto le gambe di Terracciano, non 1-1, ma del risultato stasera ce ne fregava il giusto e l'onesto. Non hanno mai, 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 mai tirato in porta. Ma aspettavo di più da questa squadra, visto la partita d'andata. Devo di chiudere con un grande in bocca al lupo a Dodò e per il suo rientro, e di questo periodo ne abbiamo veramente tanto di bisogno, di tutti quanti. Forza Viola sempre. Proseguiamo tosti tosti con Alex Bonda, amministratore del gruppo Bati Viola Group su Facebook. Buonasera a tutti. Dopo le note liete di gol, insomma, di passaggio di, vabbè, passaggio di turno, ovvio, ma Antonin Barak mi è piaciuto oggi e non capisco perché non gioca. Questo è un mistero, perché segna fra l'altro. Poi è rientrato Dodò e poi non ci sta da contratto che bisogna patire. Allora però si è passato il turno perché avanti io sì, avanti tutta e ho rivisto il carattere e via. Buonasera. Ultimo, ma non ultimo, Lapo Sette Soldi, amministratore del gruppo Orgoglio Fiorentino su Facebook. Buonasera a tutti. Anche stasera abbiamo voluto soffrire fino all'ultimo, ma va bene così, dai, l'importante era passare il turno. Prendiamo sta qualificazione, contento per il ritorno di Dodò, che sicuramente potrà dare una bella mano. Contento ovviamente per il gol di Barak, che in conference si dimostra ancora una volta una garanzia. E niente, forza Viola e patimento a Gogo, dai.
Mi sembra che sia un po' lo stesso, all'unisono tutti, insomma, che la Fiorentina da contratto ci sabbia, noi tifosi della Fiorentina ci sabbia da soffrire sempre. E stasera, come detto, la sgommatina nelle mutande non è mancata, insomma. Quindi, che dire, ragazzi, il passaggio in turno è stato archiviato, ora vediamo domani chi ci si presenta, ma la prossima è contro l'Atalanta e servirà una prestazione maiuscola se vogliamo portare a casa il risultato. Io ci spero, dita incrociate come sempre. Forza Viola, sempre e comunque. Io per stasera non ho da dirvi nient'altro. Vi rimando al prossimo video. Vi saluto, vi abbraccio. Forza Viola, sempre e comunque. Un saluto a tutti da parte del vostro India Violato. Ciao!